I pronostici, 17ª giornata di Serie A. Proviamoli ad azzeccare tutti. Buona epifania, ragazzi. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate tantissimi mi piace proprio perché è festa. Allora, dopo che abbiamo visto la prima giornata, possiamo già fare un'analisi più dettagliata perché comunque abbiamo visto un po' tutte quante le squadre. E si parte appunto da domani alle 15 con Fiorentina Sassuolo, primo match della seconda giornata del 2023. Il mio pronostico è gol. Secondo me segneranno entrambe le squadre. Fiorentina che appunto ha pareggiato la prima del 2023 contro il Monza per 1-1, mentre il Sassuolo è andato a perdere in casa contro la Samp. A livello di classifica, la Fiorentina è a 20 punti e deve vincere per forza questa partita. Si trova al decimo posto, mentre il Sassuolo è sedicesimo con 16 punti. Anche loro dovrebbero ovviamente provarci. È sempre una partita tirata tra queste due squadre negli ultimi anni che giocano un calcio propositivo e quindi secondo me andranno entrambe a segno perché comunque hanno anche difficoltà importanti in fase difensiva. Juventus Udinese ragazzi 1x, secondo me la Juve continua la striscia di risultati positivi, 7 vittorie nelle ultime 7 senza mai subire gol. Ovu Sodo, complimenti a Max Allegri per aver ricompattato questo gruppo e 7 vittorie consecutive in Serie A sono tante. L'Udinese potrebbe provarci, una squadra che era partita a bomba che poi è un po' calata. Anche se comunque rimane all'ottavo posto, no? Con 25 punti, ma ha pareggiato con l'Empoli, ragazzi, per 1-1 nella prima giornata del 2023. Sono a meno 5 dall'Europa, anzi, meno 3 in realtà, perché poi col settimo posto va in Conference. Quindi, ragazzi, potrebbe essere un'occasione Europa vincere questa partita, ma affrontando una grande Juventus in condizione, ragazzi, che viene data un Tori all'89esimo minuto contro la Cremonese, Milik, una partita abbastanza sporca, la Juve ha tirato sicuramente di più, la Cremonese ha tenuto, ma ragazzi, poi l'hanno decisa i bianconeri, nonostante tutte le difficoltà, e credo che la Juve possa ripetersi. Monza Inter 2, qui non ci penso neanche più di tanto perché comunque è un Inter che ha battuto i campioni d'inverno, è l'Inter di Inzaghi che ragazzi ha fermato e ha battuto e quindi ha tagliato il collo al Napoli sotto il punto di vista del record che stava tenendo, ovvero era l'unica squadra rimasta in Europa a non perdere. L'Inter va lì e li strapassa. Un Monza che invece ha affrontato la Fiorentina e ci ha pareggiato, quindi comunque è positivo, no? Un risultato positivo per loro e che comunque si trova a 17 punti a più 8 dalla zona retrocessione. Un Monza che poi si è ripreso man mano che si è andati avanti col tempo. Quindi è sempre un avversario ostico da affrontare, ma credo che l'Inter sia in una condizione talmente top, ragazzi, che non avrà problemi nel vincere. Salernitana-Torino, questo è un pronostico strano, che ci crediate o meno, io penso che la Salernitana sia favorita, ma ci metto 1x più over 1,5. Secondo me sarà veramente molto molto tirata, tutte e due possono vincerla, ma io credo che se ce n'è una che ha più possibilità, questa è la Salernitana. Ci metto l'X per pararmi perché comunque il Torino è una buona squadra, nono posto con 22 punti, Salernitana che offre un grandissimo calcio, 14esima con 17 invece. E che ragazzi si è fermata al potere del Milan che vince 2-1 sul suo campo. D'altro canto il Toro comunque viene dal pari contro il Verona che è praticamente è quasi l'ultimissima di questo campionato con 6 punti e quindi che ovviamente è il Toro che poteva fare di più, però sono appunto sicuro che sarà veramente un gran bel match. Lazio-Empoli, curva nord chiusa per gli ululati razzisti nei confronti di Umtiti, le tante difficoltà, la sconfitta appunto sempre con lo stesso Lecce che sicuramente implicherà maggiori difficoltà in questa partita, ma io credo che alla fine la Lazio la spunterà, quindi il mio pronostico è 1, Lazio-Empoli
Uno, perché secondo me alla fine i biancocelesti riusciranno a svoltarla, anche trovando difficoltà importanti, perché secondo me l'Empoli gliela farà sudare veramente tanto. E diciamo che i toscani sono al 13° posto con 18 punti, e quindi è una situazione di classifica, diciamo, a acque calme, ok? Che viene dal pari contro l'Udinese, una Lazio che quindi deve riprendersi, perché la prima del 2023 è andata male, l'hanno steccata, hanno perso contro il Lecce, e quindi ora devono cambiare marcia, nonostante non ci sia appunto la curva nord. Spezia Lecce 2, mamma mia, bella, 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 bella questa, me la rischio, perché comunque è vero, il Lecce ha battuto la Lazio, sono in condizione, c'è un super Umtiti e comunque una buona fase offensiva, linea dietro perfetta, però ragazzi è anche vero che si gioca in casa dello Spezia, che sicuramente non andrà in campo per regalare punti, anche perché gli servono per la salvezza, in questo momento sono a più 5 dalla Sampdoria terz'ultima, ma ragazzi non sono mai tanto rassicuranti. Per quanto riguarda lo Spezia, l'ultima partita è andata veramente molto bene, perché sì, potevano vincerla, pareggiare alla fine l'Atalanta, ma hanno fermato appunto una Dea che è una grande squadra, e quindi possono sicuramente andare avanti con fiducia importante tra le spalle. Sampdoria-Napoli, sorpresona pazzesca, incredibile, voi me potete pure criticare, ma io dico 1x, secondo me il Napoli non vincerà al Marassi, prendetemi per pazzo, piatemi per matto, ma secondo me, ragazzi, dopo la sconfitta contro l'Inter, il Napoli replicherà il tutto, comunque andrà a pareggiare in un campo difficile, secondo me, nel girone di ritorno. Tutte le squadre dovranno lottare per portarsi a casa i punti contro la Samp, che ha battuto il Sassuolo nella prima del 2023 per 1-2, vittoria di misura, ma che comunque importantissima per la corsa alla salvezza. Con Stankovic, Mourinho gli dà molta fiducia appunto all'allenatore della Samp, e secondo me clamorosamente batteranno o comunque riusciranno a pareggiare, quindi prendersi un punto contro il Napoli, che appunto contro l'Inter non è che l'abbia visto così tanto bene, al di là del risultato poi che ovviamente ha sancito la vittoria finale grazie alla rete di Edin Dzeko. Un Napoli che deve ritrovare la condizione, lo abbiamo visto negli amichevoli, hanno subito 4 gol per dire dal Lille, anche se non c'entra più di tanto, però ragazzi effettivamente dopo lo stop del 2022 il Napoli potevamo prevedere che sarebbe calato, io l'ho previsto, e secondo me non vincerà neanche questa partita, ma se lo faranno chapeau. Milan-Roma under 3,5, non ho tanto da dire, una Roma brutta che ho vista contro, nella prima giornata contro il Bologna, un Milan che vince contro la Salernitana, una partita molto difficile. I rossoneri, ragazzi, vanno a San Siro a menacce, 36 punti a meno 5 dal Napoli primo, ragazzi, e quindi tenteranno tutto per andarsi a prendere la vetta in queste partite, ragazzi, proveranno la scalata, la pazza di Monte, secondo me sono più favoriti di noi, però ragazzi, mi dire mai, abbiamo battuto l'Inter a San Siro, magari replicarlo, under 3,5, perché comunque la Roma assetterà il tutto molto difensivamente, e secondo me lascerà pochi spazi al Milan, ma che con la qualità potrebbe penetrare. Comunque la Roma non fa più di un gol, a mio modo di vedere, quindi ecco da cosa deriva il mio under 3,5. Speriamo di bloccarli a questi qui, perché c'è quell'Leao che mi preoccupa veramente tanto, e speriamo di non finire in goleada, anche se io ho fiducia nei miei ragazzi, credo che possiamo fare una bella partita. Verona-Cremonese 1-2, cioè nel senso che io vincio il Verona o vincio la Cremonese, ragazzi, perché secondo me l'X non uscirà mai, perché il Verona deve sbilanciarsi a 6 punti, e se vuole mantenere la Serie A deve andare a prendersi queste partite, perché comunque stai affrontando la squadra che ti sta sopra di un punto, scontro diretto importantissimo per la salvezza, perché se il Verona dovesse perdere, ragazzi, adios, la Cremonese rischierebbe 7 pareggi, non hanno mai vinto, potrebbe arrivare la prima vittoria del campionato, e proprio per questo io metto 1-2, perché comunque la Cremonese mi piace sotto il punto di vista del gioco e delle trame, e che comunque ha perso la Juve, sì, ma ragazzi all'ultimo con insieme di Milik, un Verona che invece ha pareggiato contro il Torino per 1-1, dobbiamo vedere ragazzi, ma sicuramente sono due squadre che nell'ultima gara perlomeno non hanno fatto malissimo, ok? E poi Bologna-Atalanta gol, ragazzi, perché comunque il Bologna con la Roma ha dimostrato di saper mettere sotto le squadre, vabbè la Roma si è fatta mettere sotto perché comunque ha lasciato il pallino agli avversari dopo il gol segnato dopo 5 minuti derivato sul calcio di rigore, ma è un Bologna che comunque si trova in una buona posizione, 11esimi con 19 punti, che andranno ad affrontare l'Atalanta che viene dal pari con lo Spezia, maturato negli ultimi minuti, 28 punti al 7° posto, e che per la chiamata Europa devono assolutamente vincere, considerando che la Roma va a giocare
a Milano contro il Milan. Fatemi sapere i vostri qualsiasi commento, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate la campanella e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!